All'Alessandrini di Marino è tutto pronto per la riapertura di lunedì 11 di gennaio. Che novità troveranno gli studenti una volta rientrati qui a scuola e soprattutto come vi siete riorganizzati dopo la chiusura? Allora, eravamo già pronti per la riapertura per il 7, ci siamo riorganizzati così, tenendo conto anche di quanto hanno voluto indicarci gli studenti al Consiglio d'Istituto. Avevamo già sperimentato un rientro in classe precedentemente, prima della chiusura della scuola, per le classi a metà, alcune classi a metà e in presenza. E quindi su questa indicazione, ragazzi, tenendo conto del 50%, veramente lo dobbiamo ancora perfezionare perché in alcune, nella sede del Milli dobbiamo alleggerire il numero di studenti. E quindi praticamente ci siamo muniti di webcam anche nei laboratori, quindi approfittando della vocazione tecnologica del nostro istituto, stiamo cercando di dare questa opportunità ai ragazzi. Quindi vedendo che con le turnazioni settimanali praticamente venivano a scuola 2 settimane al mese, i ragazzi trovano più proficuo tornare sulla stessa settimana, 3 giorni in presenza, 3 giorni a distanza, collegati con la scuola in tempo reale tramite le webcam. Quindi questo ce lo possiamo permettere perché abbiamo potenziato le linee e Una inoltre. novità questa per Teramo, nessun'altra scuola l'ha applicata? Penso di no, diciamo che in generale ci si orienta su giornate specifiche per il rientro di alcune classi tra biennio e triennio, oppure su settimane alterne come noi facevamo all'inizio. Prima delle vacanze natalizie avevamo sperimentato su alcune classi questa modalità, i ragazzi al Consiglio d'Istituto ce l'hanno suggerita, la preferivano, quindi adesso la sperimentiamo, poi se non dovesse andare bene cambiamo, cioè i ragazzi in questo momento sono sicuramente importantissimi, lo sono sempre stati, però chiaramente il disagio maggiore è loro e quindi teniamo conto delle loro indicazioni. Per una popolazione scolastica vogliamo ricordarla, di quante persone? Beh, noi abbiamo intorno a 900 studenti presenti in questa scuola su 3 sedi, una al Milli, una insomma qui all'Alessandrini e l'altra allo Scientifico dove abbiamo diverse classi per tanti laboratori e quindi la cosa che ci preme è far rientrare i ragazzi in laboratorio. Quindi questa organizzazione che noi abbiamo fatto ci permette di utilizzare i laboratori in sicurezza.